Allora, state ascoltando Radio R, questo appuntamento con l'arte. Io sono Nicola e come vi avevo annunciato un minuto fa, pochi minuti fa, siamo all'ascolto adesso con una persona, ho già al telefono la curatrice della mostra Cunauta, una mostra un po' particolare, ora ne parleremo con lei, dell'artista anconetana Monica Pennazzi. L'inaugurazione sarà domenica 22 marzo alle ore 18 presso il Canova 22, che è uno spazio molto particolare, ma ne parliamo proprio con lei, con la curatrice che abbiamo al telefono, che è Camilla Boemio. Pronto? Buonasera a tutti. Ciao. Buon pomeriggio anche a te, grazie di essere qui e grazie sempre di farmi partecipe in queste cose bellissime che fai, perché sono contenta. Sì, sono sempre veramente attratta dalle mostre che porti avanti, che sono veramente particolari. Allora, io ti ho presentato e ho presentato anche l'artista Monica Pennazzi e il tuo progetto Cunauta, no? Così l'hai chiamato. Senti, adesso bisogna che ci spieghi un po' prima il titolo della mostra, il lavoro dell'artista e anche alla fine lo spazio espositivo, che è una cosa veramente particolarissima. Prego. Assolutamente. Prego. Tutto il progetto si è costruito con un nubio tra antico ed è il progetto stesso che fa parte di una Canova 22, uno degli spazi più belli di Roma, uno spazio nuovo nel quale siamo felici di iniziare con una mostra così interessante come quella di Monica Pennazzi. Lei è anconetana, negli ultimi anni ha lavorato in Brasile e proprio in Brasile ha affinato il suo linguaggio. Parliamo di installazioni, di scultura, che hanno degli elementi estremamente semplici, ma nello stesso tempo antichi, importanti, sono il filo e quindi la tessitura, il fatto di realizzare delle installazioni che siano poliedriche anche nei punti di vista all'interno dello spazio e anche come poi si possono strutturare all'interno degli spazi anche pubblici, perché questo potrebbe essere anche un prossimo progetto al quale stiamo pensando. Vedi. Lei viene dal mondo della moda, leggevo. Lei viene dal mondo della moda ed è ormai sempre più facile che accadano questi connubi, moda, musica, arte, il fatto che si cresca in un contesto assolutamente creativo e fertile e poi si arrivi magari alle arti visive. Certo. Senti, ma Cunauta? È la culla, è in portoghese, e quindi la culla è proprio l'inizio, è la gestazione, e quindi non solo quella della crescita, ma anche del fatto di essere incubati, ovvero la culla del navigante. Ah, che bella, bellissima. Beh, bellissima, assolutamente figurativa. Certo, però insomma, adesso mi hai reso l'idea, perché io da ignorante non lo sapevo, sono andata a vedere. No, ma come? Cunauta, dico, ma che cos'è Cunauta? Ermenauta, cioè mi sembrava una cosa, dico, ma cosa vuol dire? E invece vedi, cioè è una culla praticamente. È una culla nella quale la nascita e la fine attraverso un percorso nel mare dell'infinito del cosmo. Ma quindi vogliamo anche riprendere degli elementi che sono legati alla scienza e soprattutto alla patafisica, che è la scienza delle soluzioni immaginarie. Quindi non solamente un'applicazione scientifica vera e propria, ma proprio ciò che è stato la patafisica, quindi questi elementi che si riprendono come la libertà, l'ironia, la creatività. Bellissimo. Che sono i pilastri stessi dell'essenza della patafisica. Bellissimo. Senti, lo spazio espositivo, no, che hai introdotto, hai detto appunto è uno dei più belli di Roma e poi tra l'altro è nuovo, no? E è uno spazio nuovo, è uno spazio privato, quindi sarà uno spazio no profit che probabilmente si avvicinerà molto ai nuovi artisti, al nuovo linguaggio, quindi creerà anche nuove possibilità ed è proprio vicino all'Ara Pacis. Proprio in centro. Però è bello appunto il nome anche Canova 22 ed è uno spazio storico, perché da quello che ho letto su internet era l'antica fucina, no? Fornace, cos'era? Un'officina dove una fornace dove Canova appunto produceva i modelli delle sue opere. Bellissimo. Questo è Roma, spazio, no? L'antico e l'attualità convergono insieme. Roma è una finestra affacciata al mondo e quindi ci sono questi connubi incredibili. Fantastico. Senti, ma Monica Pennazzi, quest'artista, no? Tu la conosci da tempo, che insomma che
cosa ha fatto di importante prima Monica di approdare? Ha un percorso assolutamente ricco, ci conosciamo da un paio di anni, da quando è entrata all'interno della nostra associazione, che è una piattaforma che si chiama ALSI, che vuole in qualche modo supportare i giovani artisti, e lo sta facendo negli anni, dal 2007. Monica ha avuto varie mostre negli ultimi anni. Ti sto perdendo? Pronto? Negli ultimi anni sta lavorando moltissimo in Brasile, perché è una di quelle nazioni che in qualche modo gratifica gli emergenti. Vedi che bello. Un po' per tutti, e c'è modo soprattutto di sperimentare. Lei negli ultimi anni ha assimilato moltissimo anche il linguaggio del Sud America, quindi il suo linguaggio è cambiato, magari chi è che l'avesse già conosciuta negli ultimi anni probabilmente ritroverà un artista completamente cambiata. Sì, perché comunque crescere, poter sperimentare in una terra, ecco, come il Rio de Janeiro, insomma, è il modo di confrontarti, di avere molte mostre, e le mostre sono un modo per crescere, una vera e propria palestra. Ho visto anche, adesso no, dicevi appunto le opere, come quest'artista è cresciuta e come siano cambiate nel tempo. Il linguaggio è evoluto. È un linguaggio evoluto, ho visto anche queste sculture che sono delicatissime, no? Sembra queste sculture nere con il filo. È veramente molto, molto leggere. Quindi immagino in uno spazio così suggestivo come quello appunto di Canova 22, insomma, come possa essere l'impatto, anche la percezione che il pubblico ha davanti a queste opere, no? Beh, vogliamo presentare un progetto unico in qualche modo e un lavoro vero e proprio site specific. Bello, bello. Stiamo iniziando a lavorare nello spazio, che è la parte più divertente e nello stesso tempo anche più complessa. Senti, vogliamo dire fino a quando è aperta la mostra, che io non l'ho detto? Fino al 5 aprile, vi aspetto soprattutto domenica. Tra l'altro abbiamo scelto una data non usuale, perché di solito a Roma tutte le vernici iniziano intorno al mercoledì e al giovedì. È vero. Ma proprio per far sì che anche gli amici marchigiani, che lavorano durante la settimana e quindi magari sono impegnati, possano venire all'opening. Certo, un bel invito. Senti, io ti ringrazio come sempre per farmi avere queste notizie, che per me sono importanti, e in una rubrica come la mia, insomma, ci vogliono. Ti ringrazio anche per i progetti che stai portando avanti, anche grazie, con i nostri artisti marchigiani, perché Monica Pennazzi comunque è anconetana, quindi insomma orgoglio anche per noi. Ti ringrazio tantissimo e appunto do appuntamento anch'io a questo punto a tutti i miei ascoltatori. Canova 22, via Antonio Canova 22, vicino alla Rapacis, quindi non vi perdete assolutamente. Inaugurazione domenica 22 marzo alle ore 18, giusto? Ore 18. Beh, è un numero che ritorna sempre, il 22, quindi è vero, 22. I numeri cerchi di capire che cosa vedi il caso a volte, 22, non possiamo dimenticarci assolutamente. Infatti. Dal 22 marzo al 5 aprile, Cunauta di Monica Pennazzi a cura di Camilla Boemio. Grazie Camilla. Grazie ancora, buon pomeriggio a tutti. Ciao, grazie anche a te. Ciao.